Nel pomeriggio di sabato 30 dicembre a San Felice a Cancello, provincia di Caserta, si è verificata una tragedia. Il corpo senza vita di Roberto Loboriosi, un giovane di 31 anni del luogo, è stato trovato nel cortile della sua abitazione, immerso in una pozza di sangue e con evidenti ferite da taglio. La madre della vittima si trovava accanto al corpo in uno stato evidente di shock. Gli operatori del 118 hanno constatato il decesso, attribuendolo a una coltellata sotto la clavicola destra. I carabinieri della locale stazione, supportati dalla compagnia di Maddaloni, sono intervenuti prontamente per avviare le indagini sulla tragedia. Dalle prime informazioni sembra che il padre della vittima sia stato fermato in relazione al delitto, ipoteticamente scaturito da una lite. Tuttavia, le dinamiche e le motivazioni restano avvolte da molte incertezze, lasciando spazio alle indagini dell'arma coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Attualmente il padre è stato denunciato a piede libero con l'accusa di omicidio preterintenzionale, ma la chiarezza definitiva potrà emergere solo dopo l'autopsia sul corpo di Laboriosi.